stato recuperato in fondo al mare il corpo di Dino Robotti, 38 anni, il corallaro algherese scomparso giovedì scorso poco dopo mezzogiorno durante una battuta di pesca del pregiato corallo a un centinaio di metri di profondità. Il cadavere era adagiato su un fondale di 92 metri. Nei giorni scorsi le correnti, un inconveniente tecnico a ROV, il robot filo guidato utilizzato per le ricerche, avevano complicato le operazioni. Ieri, tramite l'impiego del macchinario arrivato da Roma a bordo di un Canadair, i sommozzatori del quarto nucleo subacquei della Guardia Costiera di Cagliari hanno rinvenuto il corpo, che è stato trasportato al porto di Alghero, dove ad attenderlo c'era una folla di familiari e amici molto provati dal dolore e dalla estenuante attesa di questi giorni. La salma sarà ora affidata all'autopsia dei medici legali del Dipartimento di Patologia Forense dell'Università di Sassari. Gli approfondimenti serviranno a capire cosa abbia causato il decesso di un professionista che, nonostante la giovane età, era considerato molto esperto e scrupoloso. Ottimo sub portavoce della categoria dei corallari a livello regionale, Dino Robotti era sposato da 3 mesi e presto sarebbe diventato padre. I carabinieri di Uri hanno individuato una piantagione di marijuana e arrestato il responsabile della coltivazione. Dopo difficili servizi di osservazione complicati dal terreno impervio e dal fatto che le piante erano abilmente nascoste tra una piantagione di carciofi, i militari sono riusciti a individuare con precisione la zona in cui erano nascoste le piante e a sorprendere il coltivatore, un 45enne di Usini, mentre si accingeva a curare le piante. Sono 75 le piante di marijuana sequestrate, di altezza variabile, superiore anche ai 2 metri, in piena maturazione. Un particolare innovativo emerso nel corso della perquisizione è stato quello di riscontrare che le piante avevano un peso legato alla somma che le costringeva a svilupparsi verso il basso, in modo tale da limitare la crescita verticale per non essere facilmente individuate. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma. È andata in scena nell'anfiteatro di Tarros lo scorso 7 settembre un'ampia selezione dell'opera Isciardana, Gli uomini dei nuraghi, di Ennio Porrino. Si è trattato di un progetto artistico di Giovanni Masala de Sì in collaborazione con l'Istituto di Italianistica dell'Università di Stoccarda e l'Associazione Culturale Dromos, realizzato grazie ad un cofinanziamento di Pietro Casula, Giovanni Masala de Sì. Lo stesso Giovanni Masala e il musicologo Fulvio Venturi hanno curato la direzione artistica dell'evento. Nelle stesse parole di Ennio Porrino, che fu anche l'autore del testo letterario dei Isciardana, quest'opera si riporta ai tempi delle origini della civiltà europea, quando i pastori erano guerrieri e giudici, quando l'uomo non credeva ancora in un solo Dio, ma nella potenza degli astri e professava il culto dei morti e delle acque. Qui si parla di una Sardegna preistorica, libera sul mare. I Isciardana ebbero la loro prima rappresentazione il 21 marzo del 1959, pochi mesi prima dell'improvvisa scomparsa, a soli 49 anni, di Ennio Porrino. Davanti ad un pubblico numeroso ed attento, hanno cantato Rossana Cardia, Martina Serra, Giampiero Ledda, Jonathan Grillo, Moreno Patteri. Al pianoforte Stefano Secco. Fulvio Venturi invece ha legato i vari episodi dell'opera con la narrazione della trama e dei diversi momenti musicali dei Isciardana. Le vestigia dell'area archeologica di Tarros, il mare di Capo San Marco e la notte sarda hanno fatto poi da magnifica cornice. La figlia di Ennio Porrino, Stefania, ha partecipato alla serata e una scultura navale di Tonino Loi ha impreziosito la scena. Prosegue la nostra carrellata di incontri per quanto concerne le elezioni comunali prossime. Qualche giorno fa siamo stati in compagnia di Desire Manca, oggi siamo in compagnia di Maurilio Murru. Buongiorno Maurilio. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, Maurilio, tu sei stato candidato sindaco nella tornata elettorale precedente, che poi ha visto la vittoria del PD con la conseguente nomina di Nicola Sanna. Innanzitutto, che effetto ti ha fatto quell'anno lì essere candidato a sindaco e non essere stato eletto? Intanto essere candidato a sindaco è stata una grandissima responsabilità, un'esperienza bellissima, molto intensa,
Si sentiva tutto il peso di un impegno di questo livello. Era la prima volta che poi il Movimento 5 Stelle si presentava a Sassari. Essere quindi stato anche il primo candidato sindaco del Movimento 5 Stelle in città, una gran soddisfazione, ripeto, io l'ho sentita come una grandissima responsabilità. Poi è chiaro, è andata come tutti conosciamo, come tutti sappiamo, ma fondamentalmente ciò è successo perché da un'altra parte si è creata una coalizione che più che per cercare di governare si è costruita per cercare di vincere quelle elezioni, perché il Movimento 5 Stelle era già temuto ormai 4 anni fa, quasi 5. L'organizzazione è più che legittima, uno gioca per vincere ovviamente. Gioca per vincere, ma la città aveva bisogno di essere governata, non semplicemente di qualcuno che vincesse le elezioni. Sì, l'hanno vinta, ma poi che cosa è successo? Ne stiamo pagando le conseguenze tutti i cittadini. Era già improponibile, 12 liste, non c'erano le poltrone sufficienti per poterle gestire, perché tanto poi da quel punto di vista, quando si parla di questi ambiti politici, si discute di poltrone, si discute di incarichi più che di programma. E allora lì non c'è bisogno di grandi numeri, di 360 candidati come erano quelli della coalizione che ha vinto, di 12 liste. Io penso che la città possa essere, possa crescere con un progetto. Ecco, allora, in virtù di questo che è accaduto 4 anni fa, come vi approcciate adesso come movimento alle prossime elezioni? E poi la domanda ormai è normale, lei sarà il prossimo candidato uguale come 4 anni fa oppure cambiate storia? Allora, come ci approcciamo? Ci approcciamo allo stesso identico modo del 2014, non fosse altro che sicuramente oggi siamo più esperti, quindi abbiamo accumulato esperienza. La nostra esperienza in consiglio comunale di oggi due consiglieri è sicuramente da mettere al servizio della lista della squadra che si presenterà il prossimo anno. Quindi molto più esperti, conosciamo di dentro il funzionamento della macchina amministrativa anche per gli incarichi che abbiamo. Io sono anche vicepresidente della commissione finanze, quindi abbiamo visto e abbiamo seguito un po' tutti gli iter delle programmazioni e delle documentazioni che sono arrivate, delle pratiche che sono arrivate in consiglio comunale. Quindi l'approccio però fondamentalmente sarà lo stesso, con più esperienza. Relativamente alla mia posizione, io sono a disposizione, poi è chiaro che saranno gli attivisti a decidere se possa essere di nuovo io la figura che possa ricoprire questo incarico. Certamente lo rifarei cogliendo anche spunto da quelle che sono le esperienze fatte in questi anni e anche da quanto abbiamo ottenuto nel 2014, ma poi con le varie conoscenze che abbiamo messo in campo, con tutte le persone che nel frattempo si sono avvicinate al movimento, credo che ci sia veramente la possibilità concreta e reale di presentare alla città un bel progetto e di riuscirci a prescindere dalle coalizioni, dalle accozzaglie che stanno presentando, stanno già preparando a destra e a sinistra. Quanto potrebbe cambiare, ovviamente in senso migliorativo, Sassari secondo lei? Sassari potrebbe cambiare tanto. Sassari ha grandissime energie, Sassari ha tantissime persone che si potrebbero mettere a disposizione di questo progetto. Purtroppo molto spesso queste energie vengono diciamo spente perché prevale quella che è l'ideologia politica. Perché se oggi governa la città il centro-sinistra, allora si dà maggior attenzione a chi fa parte di quella sfera politica. Viceversa, stessa cosa per il centrodestra. Non cambierebbe assolutamente niente, cambierebbe il colore, ma poi le posizioni, ognuno va a posizionare le persone che rientrano in quella sfera ideologica e politica. Mi pare di capire che lei per ideologia politica intenda fondamentalmente interesse. Beh, abbiamo visto che c'è una grande collusione, no, tra politica e interesse personale e lobby. Noi stiamo cercando invece di smontare totalmente questo tipo di ragionamento, cioè a me e a noi non interessa che cosa ha votato in passato una persona o che cosa ha fatto in passato una persona, interessa quali sono le risorse, le idee, le energie che questi cittadini e queste persone possono mettere a disposizione di Sassari. Con un progetto serio, mettendo insieme le migliori energie, le migliori risorse che questa città può manifestare, sicuramente Sassari può fare un passo in avanti e può crescere, perché oggi
Sassari è bloccata, oggi Sassari è ferma, perché qualcuno ha interesse che sia così. E allora soltanto chi è libero può organizzare un progetto di questo tipo, e noi lo siamo. Come se lei dovesse poi essere in definitiva il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, come intenderebbe approcciarsi ai cittadini affinché la votino? Con un programma prestabilito, con una squadra prestabilita, non so, come ha già un'idea su come muoversi? L'idea ce l'ho, i cittadini vanno coinvolti, cioè Sassari e i cittadini di Sassari devono essere coinvolti in questo progetto. Noi oggi a livello di governo abbiamo dovuto firmare un contratto con la Lega per poter mettere in pratica le nostre idee, i nostri programmi politici. Diversamente non avremmo potuto, perché i numeri non ce lo consentivano. Ecco, io credo che sia necessario che il Movimento 5 Stelle faccia un contratto, ma con i cittadini. Noi chiederemo ai cittadini di costruire insieme a noi il programma. È giusto, abbiamo un'idea di città, abbiamo una visione, ma è giusto che siano i cittadini che ci diano gli indirizzi. Noi ci definiamo dei portavoce, e quindi è importante che i cittadini siano le persone che danno gli input. Se io vado a chiedere, adesso faccio un esempio, agli ambulanti quali sono le problematiche che riguardano il loro settore, non devo essere io come candidato sindaco o chi sarà a dire: noi per il vostro settore facciamo questo, questo, quest'altro. Sono loro, in quanto cosa vorreste che devono suggerire a noi le azioni da intraprendere per rilanciare eventualmente il loro settore. Adesso ne ho detto uno, ma così deve funzionare per tutti gli altri settori, e così deve funzionare anche per i quartieri, quei quartieri periferici che sono stati abbandonati e che oggi sono ridotti così perché la politica se li ricorda solo quando ci sono le elezioni. Lei parla di quartieri periferici, però le ultime notizie appunto sulla storia del nazionale, del aver negato alle periferie quei finanziamenti che invece erano già stati avviati, già stati assegnati, ma vi ha visto negarlo questo discorso? L'abbiamo detto e lo ribadisco, le promesse a questo giro non si finanziano, quindi sono state fatte delle promesse. Noi ci siamo dovuti attenere a livello nazionale, abbiamo seguito ovviamente la linea anche a livello comunale, a una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale quel bando fatto dal duo Renzi-Gentiloni, dopodiché queste risorse non sono perse per la città, sono momentaneamente congelate, e quindi credo che di queste risorse ne faremo buon uso noi tra un paio d'anni. Non è che era una mossa per poi avere voi la paternità? Ci mancherebbe altro, anche perché non credo che sia soltanto Sassari quella città che al momento ha visto congelati queste risorse. Sono 96, quindi ci sono sindaci di tutti i colori politici, quindi questo dimostra che non si è andati a mirare qualcuno in particolare, ma è un discorso generale che, ripeto, è legato a una sentenza della Corte Costituzionale. Il pasticcio lo ha fatto il PD, lo stesso PD che poi ha votato a favore di questo provvedimento. Qualche giorno fa il sindaco è andato a Roma per vedere cosa si sarebbe riusciti ad ottenere in funzione di questo, per vedere di riappropriarsi di questi fondi. Staremo a vedere i risultati. Io dico una cosa, dico che a Sassari il centro-sinistra ha amministrato continuativamente da 14 anni, e questo è un dato incontrovertibile. Adesso, a 7 mesi dalla scadenza del mandato, il sindaco si rende conto che non ci sono le risorse per le periferie. Mi sorge almeno un sospetto, ma è una mossa elettorale oppure no? Che cosa vogliamo arrivare a dire? Vogliamo dire che in 14 anni le periferie non c'erano, che ce ne ricordiamo nel 2018 che esistono? Vogliamo dire che se ci rivotate questo lo facciamo nel prossimo mandato? Allora, il tempo per rilanciare le periferie lo hanno avuto tutto, in 14 anni si poteva fare di tutto e di più. Se le periferie oggi sono così, la responsabilità è di chi ha amministrato questa città, non vada a cercare e mettere in mezzo altre motivazioni. La motivazione è una: se ne sono sempre fregati e oggi non se ne possono ricordare a 7 mesi dalla fine del mandato, soltanto ancora una volta per prendere in giro quei cittadini che già il 4 marzo hanno dato un'indicazione. Si sono sentiti abbandonati e trascurati da questo tipo di politica, quindi che non ce le venga a raccontare a noi, perché casca male. Va bene, noi eventualmente
diamo spazio anche ad eventuali repliche a questo tipo di discorso. Siete pronti eventualmente per un confronto all'americana? Ma all'americana, alla francese, alla tedesca nessun tipo di problema, noi siamo sempre pronti, perché dalla nostra parte sappiamo di avere tanti cittadini che hanno apprezzato e apprezzano quello che stiamo facendo. Spesso incontriamo per strada persone che ci dicono: andate avanti così. Questo per noi è uno stimolo a proseguire, perché c'è da dire che questa esperienza è un'esperienza veramente faticosa, è un'esperienza che ti porta via tanto tempo, che ti allontana dalla famiglia, e quindi è veramente faticosa. Però se un cambiamento lo vogliamo realizzare, è giusto che ci siano persone che ci provino e che si mettono a disposizione. Noi ci proviamo, chiaramente siamo a tempo, quindi speriamo che la gente si avvicini, perché io, se così sarà, avrò ancora un altro mandato, dopodiché Maurizio Muro ritornerà a fare a tempo pieno quello che stava facendo fino a ieri. Quindi veramente speriamo che i cittadini capiscano, che si avvicinino, si stanno avvicinando. Intanto dicono: ma c'è qualcuno che è andato via? Quando qualcuno va via ne arrivano 10 nuovi, quindi cresciamo sempre, anche quando ci sono situazioni che all'apparenza possono sembrare contro il Movimento 5 Stelle, e questo vuol dire che stiamo seguendo la direzione giusta. Bene, grazie Maurizio. Grazie a voi. Gentili amici, salve a tutti. Bene, anche oggi abbiamo deciso di lasciare i nostri studi e fare due passi nel cuore della nostra città, nel cuore della nostra Sassari. Infatti, come potete notare dalle immagini, ci troviamo in Piazza d'Italia, però da qua ci sposteremo lungo le vie limitrofe per sentire i sassaresi. Sassaresi non solo, perché sentiremo anche persone che arrivano dall'Interland, di come è stata la loro estate 2018, visto che ormai è agli sgoccioli, ultima settimana infatti di vacanza anche per gli studenti sassaresi, e non solo, perché da lunedì prossimo riapriranno anche le scuole. Rimanete con noi. L'estate sta finendo? Continuiamo, dai. E un'altra se ne va. Bene, allora, di Sassari? No, di Sennori. Di Sennori. Perfetto. Come abbiamo trascorso quest'estate 2018? Molto calda. A parte molto calda, ha fatto qualche vacanza, qualche viaggetto? No, niente viaggetto, le vacanze le faccio a novembre, come ogni anno. Quindi ovviamente tutto è inerente alle ferie, da lavoro? Sì, sì. Quindi novembre, vabbè, novembre però deve decidere che fare, magari a novembre ci sta bene una bella crociera. No, niente crociere, non mi piacciono le crociere. Vacanze in casa, in famiglia? Sì. Perfetto, le auguriamo una buona giornata, arrivederci. Buongiorno signora, turista fai da te? Da dove arrivate? De France. De France, Sassari, joli. Sassari, très joli. Le centre de la ville est joli. Un peu surprise par tous les bâtiments autour. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de bâtiments. Mais c'est une grande ville dans la Sardaigne, j'imagine. Je ne sais pas, c'est la première, la deuxième ville. Je n'ai pas lu encore le guide. Très bien, grazie. Se io canto, l'estate sta finendo, come prosegui? Dai, è stato un tormentone dell'estate, te la dovresti ricordare. E un anno se ne va. Se ne va. Sassaresi. Come avete trascorso la vostra estate? Qua in città oppure avete deciso di spostarvi? In città. Com'è stata la città d'estate? È caldo, c'era caldo. Abbastanza caldo, questo vabbè l'abbiamo visto un po' tutti, però riguardo il movimento, hai visto una città diversa rispetto agli altri anni? No. Hai girato lungo le vie del centro magari la sera? A parte il 14 agosto no. Il giorno dei candelieri? Hai deciso di passarlo a casa, dai. Con tua moglie che salutiamo, magari ci sta guardando. Ah, magari ci sta. E neanche la bambina. Adesso sei rientrato a lavoro? Adesso lavoro, sì. Quindi fino al prossimo anno niente vacanza? Più o meno è così. Ti auguriamo una buona giornata. A te famiglia, ciao. Eccoci qua, buongiorno. Oggi mi accomodo insieme a voi. Siete contenti? Tutti sassaresi? Sassaresi, sì. Da dove arrivate? Da provincia di Sassari. Vabbè, comunque siamo qua vicino. Dai, raccontateci, come mai oggi in città intanto? Oh, ci sono 60 anni a Sassari. Ci racconti com'è stata la sua estate, visto che siamo agli sgoccioli?
L'ha passata in città, l'ha passata nel suo paese e dove? Io l'ho passata a Olbia. Ho fatto le scuole a Olbia, però nel 43 sono dovuto sfollare e andare in un paese perché c'erano i bombardamenti. Quanti anni ha lei, per curiosità? Se l'indovina. 25. Non di certo la metà. 80 ce li ho. Quindi insomma ha fatto... 80 ce li ho adesso. 80. Ne ho 80. Si riporta bene? 87 ne ho. Ci racconti un piccolo aneddoto di quegli anni? Guardi, a Olbia allora era un paese. E si girava e... Quindi lei ha deciso comunque di passare le sue vacanze estive a Olbia per ricordare anche quegli anni? No, sono venuto a Sassari. Le piace Sassari d'estate oppure si svuota? Mi è piaciuto, era andato via. No? Giustamente ha ragione. Perché avevo la possibilità di andarmene via. Cari signore, una bella passeggiata in Via l'Italia questo lunedì mattina ci sta bene, vero? Buongiorno, sì, è una bella giornata. Bellissima giornata, l'estate sta finendo, ormai molta gente è rientrata dalle ferie, lunedì ripartiranno le scuole. Raccontateci come avete trascorso voi queste vacanze estive, in città o no? Allora, la maggior parte è in città, perché la signora sta bene in città, ha bisogno della calma che c'è durante l'estate, perché in effetti tutti si spostano al mare, mentre invece noi abbiamo fatto delle belle passeggiate, siamo andati ai giardini, qualche volta siamo scesi anche al mare, però nel momento in cui è più fresco. Diciamo che l'estate la città è più calma poi rispetto alla stagione invernale. A lei le piace, quindi trova la tranquillità. Sì, quando uno è tranquillo si sta bene in città, quando gli altri sono al mare. Noi siamo bene in città. Dove le piace passeggiare? Le piace passeggiare? Nel verde, dove trovi la serenità. Ho capito. Quindi vacanze praticamente passate a Sassari, passate nelle strade della città e ciò insomma ci fa veramente molto molto piacere. Lunedì poi riapriranno le scuole, quindi si ricreerà quel caos, il solito tram tram quotidiano. Pensarci. Meglio non pensarci. Dai, voi comunque abitate quindi zona Via l'Italia? No. Qui per passeggiare. Qui è in Piazza d'Italia, adesso ci stiamo recando in Piazza d'Italia, perché qua ci sono i giardini. Comunque è più gradevole fare la passeggiata, ecco. Non fate molto tardi perché oggi dovremo arrivare intorno ai 33 gradi, Sì, infatti no, lei lo sa. No, 25 massimo. Così dicono i meteorologi che praticamente avremo un settembre quasi simile al mese di luglio. Forse perché l'estate è tornata a giugno, luglio, prima pioveva sempre, sì. Per cui questo poco, diciamo è un autunno tranquillo, in anticipo e si sta bene, come la primavera. Mi racconti un piccolo aneddoto simpatico di una sua estate a Sassari, le è successo magari qualcosa di particolare anche negli anni addietro? Forse ci è successo al mare l'anno scorso, Wilde. Ecco dai, così sorridiamo, faccia ridere anche noi, faccia ridere anche noi, dai, ce lo racconti. Eravamo a San Teodoro e cercavamo la nuova Sardegna di Sassari, perché è lontano San Teodoro, non riuscivamo a trovare una spiaggia in costume, usciamo, andiamo al bar, facciamo la colazione, abbiamo chiesto se avevano la nuova Sardegna, mi hanno detto no signora, guardi è più avanti, e io in costume dentro la città. Ci siamo incamminate. Incamminate cercando la nuova Sardegna, finalmente l'abbiamo trovata in un bar, non molto lontano. E lei ridendo perché ero in costume. No, io a un certo punto ho detto, Wilde, ti sei accorta che noi dalla spiaggia siamo arrivati al centro e tu sei in costume da bagno? E lì vabbè, abbiamo risolto. Vabbè, capita in piena estate, in una città di mare. A San Teodoro è bellissimo, si stava bene. Come Sassari non ce n'è, diciamoci la verità. Sassari è una città di provincia, ma trascurata. È un po' trascurata, ma si sta bene, non è caotica come può essere una grande città, si sta bene, abbiamo tutto, i mezzi, abbiamo anche la metropolitana. C'è tutto, appunto, cosa vogliamo di più? Buongiorno, lunedì mattina passeggio in Via l'Italia con i nipotini, suppongo.
Ha ben supposto. Lei è nonno, quindi? Sì. Ho indovinato? Ma era facile. Sassarese? Sassarese, Sassarese. Allora, siamo a settembre, le vacanze? Di Accudiddu. Da dove? Bortigali. Vabbè. Allora, da quanto tempo vive in città? Da quanto tempo comunque vive in città? Dal 1965. Dai, allora, un po' inciabilo è, dai. Diciamo così. Un po'. Ascolti, dicevamo, stanno praticamente finendo, anzi sono praticamente finite le vacanze estive, ormai molta gente è rientrata a lavoro, prossima settimana riprenderanno le scuole. Ci racconti un po' quella che è stata la sua estate, un po' per farci anche i fatti suoi. Ma la mia estate è stata un'estate di mare con i nipoti e poi niente, si rientra. Preferito rimanere in città oppure si è spostato da qualche parte? Sono spostato in un'altra parte. Per un certo periodo di tempo? Sì, per un mese. Proprio fuori dalla città? Proprio fuori dalla città. Com'è secondo lei Sassari d'estate? Ha avuto modo un po' di vederla comunque? Certo, Sassari d'estate, soprattutto d'agosto, è una bellissima città, è vivibile, o meglio, più vivibile rispetto agli altri mesi dell'anno. Perché più calma, eccetera, eccetera. Ha fatto lunghe passeggiate con i nipotini quest'estate? Esatto. Dove li porta di solito? Centro storico oppure i giardini, o anche i giardini. Le auguriamo una buona passeggiata con i suoi nipoti. Passeggio in Via l'Italia di lunedì mattina, in questa calda mattinata di settembre. L'estate sta finendo e un anno se ne va, diceva una famosa canzone, se la ricorda? Sì. La vuole cantare? Non me la ricordo. Non è un canto? Ok. No. Lei è sassarese comunque? Adottivo. Da quanto tempo vive in città? Una cinquantina d'anni. Vabbè, sassarese, dai. Allora, abbiamo detto, le vacanze ormai stanno terminando, anche la prossima settimana gli studenti rientreranno a scuola, ci facciamo un po' i fatti suoi e ci racconti quella che è stata la sua estate. È stata a Sassarese oppure no? Sassarese. Come ha trovato la città durante il periodo estivo? Tranquilla, più rilassata. Adesso però arriva il tram tram degli studenti. Certo, traffico, caos. Però ce la racconta, ce la descrive in poche parole, Sassari d'estate. Una città molto tranquilla, poco turistica, perché non c'è niente di particolare, a parte qualche la discesa dei candelieri, insomma, quindi molto tranquilla. È il primo anno che lo passa in città oppure ha sempre deciso di stare a Sassari? No, è capitato di averlo passato a Sassari come anche fuori. Comunque si è trovato bene. Sì, sì. Calma, tranquillità. Sì, sì, sì. L'estate sta finendo? Come continuava? Non lo conosco. E un anno se ne va. Sassarese? No, non so. In vacanza in città? No, no, no. Vive a Sassari comunque? Vivo a Sassari, sì. Allora, oggi noi praticamente stiamo facendo un ciclo di interviste per farci un po' i fatti della gente che incontriamo, della serie. Come ha trascorso le sue vacanze estive, visto che ormai siamo agli sgoccioli, prossima settimana riapriranno anche le scuole, ce le racconti? Sono state sassaresi oppure non sono state sassaresi? Purtroppo sono state sassaresi. Io perché sono... purtroppo? Perché io vengo dalla Maddalena ed è un ambiente molto marino la Maddalena. Qui chiaramente Sassari ha il suo litorale, però è molto congestionato con tutti i problemi. L'ho vissuta un po' in maniera sacrificante qua. È andata, sono state 20 giorni con un po' di sacrifici, li abbiamo trascorsi, via. Ha avuto modo anche di fare qualche passeggiata nel corso dell'estate nel cuore della città? Sì, 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 l'ho trovata chiaramente molto deserta, sia di giorno che anche nell'arco notturno, poco vissuta, chiaramente poi siamo stati anche un po' in giro ad Alghero e tutto la popolazione di Sassari si è trasferita là costantemente, giorno e notte. Come ormai da tradizione, il sassarese ad Alghero. È un vero peccato perché Sassari ha molte strutture, ha molte attrazioni volendo, però devono essere anche valorizzate e questo non avviene evidentemente. Mi siedo con la signora, eccola qua, all'ombra dei giardini dell'emiciclo. Cosa mi devi chiedere? Allora, oggi ci facciamo un po' i fatti suoi. Mi racconti com'è stata la sua estate 2018? L'ha trascorsa in città oppure è evasa dalla città? Come in tanti, purtroppo. Ma, veramente io sono stata in città e fuori città.
L'estate è stata bellissima, le mie vacanze, mi sono goduta i miei nipotini, giustamente come ogni nonna, tutto qua. Dove è stata? Io, fuori. Al mare dove andava? A Stintino. O Platamona. Era o Platamona. Dove capitava, insomma. Certo. Com'è Sassari d'estate, secondo lei? Deserta. Vabbè, ci sono comunque dei punti di intrattenimento durante il corso dell'estate, come Piazza Attola. Quello Piazza Attola, guardi, poi si ritrovano tutti lì a Predarnier, da Ocean. Vabbè, qua parliamo di giorno, io parlo comunque della sera, quando uno al fresco voleva fare una passeggiata, comunque in Piazza Attola, diciamo, si stava bene. Beh, giustamente i giovani sì, in Piazza Attola. Via Torre Tonda, via Sproni. Però alla mia età, io Piazza Attola assolutamente no. Ho capito, adesso però bisogna pensare all'inverno. Sì, e che cosa vuole? Che cosa combinerà? Io? Solite cose, casalinga? No, io ho un giro di amicizie che ci incontriamo e fine settimana li passo con gli amici. L'estate sta finendo e un anno se ne va, diceva una famosa canzone. Oggi ci facciamo un po' i fatti della gente che incontriamo. Lei intanto è sassarese? No. Da dove arriva? Da Vedalba. Vabbè, vicino, insomma. Ci racconti un po' quella che è stata la sua estate. Magari c'è stato qualche giorno che ha passato anche a Sassari. Sì, più di uno. Comunque la mia estate è stata di lavoro, super lavoro. Ah, ringrazio Dio. Vabbè, comunque le ferie sicuramente le avrà più avanti, si godrà una bella vacanza. Mi auguro. Come l'ha trovata Sassari quest'estate? Molto calda, come sempre. Molto calda, ma dal punto di vista del movimento? Ma guarda, io sono dispiaciuta perché il centro si sta svuotando sempre di più, ho notato quello. È più verso la zona industriale. Quello è un problema di cui se ne parla da anni, però comunque molte zone del centro quest'estate sono state animate, ad esempio Piazza Attola. Sì, sera non sono mai venuta, solo di giorno, quindi... Il giorno, quindi, in che periodo è venuta? Le luglio, agosto? Luglio, agosto, sì. Vabbè, quando poi mancano soprattutto gli studenti, però comunque nel complesso è una città comunque calma. Sì, molto calma, in confronto a prima sì. Cosa farebbe lei? Ha un'idea? No, guardi. Vogliamo portare il mare all'emiciclo? Sì, in questo momento non saprei proprio cosa dirle, anche perché ho un po' di fretta, che avevo un appuntamento alle 11:30. E noi la salutiamo e le auguriamo una buona giornata, è stata gentilissima, arrivederci. Bene, come avete potuto notare, oggi abbiamo deciso di farci un po' i fatti della gente che abbiamo incontrato per le vie di Sassari. E anche oggi quindi siamo arrivati al termine di questo nostro ciclo di interviste. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e darvi l'appuntamento alla prossima. Arrivederci. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra due indirizzi, di elettrotecnica o informatica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, puoi contattare al 349 29 79 172 oppure visita il sito internet seraleitiangioi.altervista.org o la pagina
pagina Facebook Corso Serale IT Enjoy Sassari. Puoi anche scrivere alla mail itenjoyss@gmail.com. L'Istituto Tecnico Industriale Enjoy di Sassari ti dà un'altra opportunità. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30 e in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre di Libera TV.